Altro tema cruciale, quanto mai attuale, è quello del lavoro. In Italia il costo del lavoro per unità produttiva è eccessivo rispetto ai benchmark europei ed è aumentato del 35% rispetto ai competitor di riferimento, come Germania e Gran Bretagna, dove dal 2000 ad oggi si è invece abbassato. Presidente Boccia, caro Vincenzo, dobbiamo seguire la strada che ha intrapreso, perché è fondamentale legare i salari alla produttività. I prossimi rinnovi contrattuali devono essere in linea con il futuro, pertanto la centralità dell'impresa e del riconoscimento di premi legati alla produttività diventano sempre più importanti. Crediamo che il contratto nazionale abbia un valore di garanzia, ma dobbiamo spingere sulla decontribuzione se vogliamo far crescere la contrattazione di secondo livello. Siamo convinti che il Jobs Act sia stata una buona riforma anche nel lungo periodo. È vero che ha riformato l'articolo 18. È vero che prevede contratti a tutele crescenti. Ma è altrettanto vero che le agevolazioni sono temporanee e nel lungo periodo le aziende dovranno gestire un numero sempre maggiore di contratti a tempo indeterminato senza alcun strutturale abbattimento del cuneo contributivo. Lo stesso ministro del Lavoro Giuliano Poletti ipotizza che nel 2017 debba realizzarsi una decontribuzione strutturale, altrimenti, quando scadrà quella transitoria nel 2018, ci troveremo ad avere nuovamente un costo del lavoro eccessivo. Ascoltiamo ancora. In questo momento di ripresina abbiamo cercato del personale tramite le camere del lavoro. Non abbiamo avuto nessuna risposta positiva. Dov'è l'impegno e la flessibilità? Un altro argomento degno di nota riguarda tempi della giustizia. Superiamo i 600 giorni per chiudere una controversia civile o di natura commerciale. In Europa, peggio di noi, fanno solo Cipro e Malta. Ogni altra parola è superflua. Ribadiamo senza se e senza ma il rispetto e la difesa della legalità quale valore cruciale nei rapporti economici. La corruzione è un vero freno per il progresso della società civile ed economica. Sul valore dell'eticità, quella vera, Confindustria lotta instancabilmente a tutti i livelli per l'adozione del rating di legalità, come ulteriore strumento per la prevenzione di crimini e di corruzione.